Allora, da qualche giorno su Netflix c'è L'ultimo bacio. Allora, io colgo l'occasione per raccontarvi una piccola storia legata a quel film. Nell'ultimo bacio c'è una scena nella quale litighiamo Giovanna Mezzogiorno e io, ed è una scena che è diventata anche abbastanza nota. Lei ha appena scoperto che io le avevo mentito, quindi mi chiama, insomma, torno a casa e lì c'è questa scena incredibile. È una scena, dico incredibile perché è stata molto coinvolgente anche per noi, una scena girata in piano sequenza. So che molti di voi lo sapranno, ma per chi non lo sa, il piano sequenza vuol dire che si dà l'azione e la macchina da presa fa tutta la scena diretta in un unico take, dall'inizio alla fine. Ed è una scena che dura circa 3 minuti ed è una scena con molto dialogo e con molta energia. Morale, con Giovanna a mezzogiorno, ogni volta che potevamo, ripassavamo la scena, ripassavamo la scena, ripassavamo la scena e ormai la sapevamo a menadito. Quando siamo arrivati a girare quella scena, quindi la tensione era talmente alta, l'aspettativa era talmente alta, che l'abbiamo più o meno imbastita di movimenti e poi abbiamo dato l'azione, abbiamo girato. Tant'è vero che a un certo punto Giovanna prende un coltello e c'è un momento in cui forse nessuno dei due si ricordava che cosa dovessimo dire. E Giovanna ha pensato bene di darmi una coltellata. Quindi lei mi dà una coltellata e mi ha preso la mano. Però eravamo talmente nell'adrenalina del momento che siamo andati avanti. E siamo andati avanti ed è il primo ciak che abbiamo girato. Ne abbiamo girati quattro in tutto, forse tre di tutta la scena intera. Gabriele ha tenuto il primo. Quindi quello che vedete è il primo ciak girato. Bugiardo, schifoso, mi fai schifo! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui. Pronto? Passamelo. Tu hai scoperto tutto, non sono stato io. Che fine fa adesso la fiducia che avevo in te? Tutti i sogni che avevamo. Che fine fanno adesso? Giulia non ha fatto niente di male. Chi è questo con cui sei uscito? Non è nessuno. Voglio sapere chi è Carlo. Giulia, non succederà mai più, però. Che cazzo è questa? Mi ha tradita? È la verità, Carlo, mi ha tradita. Solo un bacio. Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca? Basta! Chi è questa Basta! Hai avuto voglia di andarci a letto? No! È bella, eh? Giulia, ti prego! È più bella di me! No! No! Sei un bugiardo! Che cosa ci faccio adesso con te, eh? Me lo dici, brutto bastardo? Che cosa ci faccio io adesso con te, bastardo? Giulia! Giulia, abbiamo ancora un sacco di cose da fare insieme! Stavamo costruendo la famiglia. Ma infatti... Da questo al terzo mese di gravidanza mi dice infatti. Che cosa mi farai tra 10 anni? Che cosa mi farai? Io adesso ti lascio. Tu esci da questa casa e ci torni soltanto per prendere le tue cose e scomparire per sempre. Io spero di essere stata chiara! Giulia! Giulia, stai esagerando! Cazzo, aspettiamo una bambina! Sono io che aspetto una bambina! Devi dire aspetti, Carlo! Io aspetto, non tu! Meglio farla crescere senza padre che con una merda infame come te! Cazzo, non scherzare, eh! Non sto scherzando. Ma porca puttana, un bacio dopo 3 anni che stiamo insieme non mi sembra una cosa così grave! Può succedere, cazzo! No, non vuole un male! Ti fa male! Ti devi calmare, Giulia. Mi fai vomitare. Tu mi fai vomitare, capito? In una botta secca mi hai persa per sempre. Adesso per quella porta scompari. Se ne devi andare, Giulia! devi scomparire. Giulia, cazzo! Dove cazzo me ne vado? Ma dove cazzo ti pare? Torna da lei. Te ne devi andare, devi scomparire.